Salve a tutti, bentornati su Polvere e Fumetti e bentornati in un'altra delle vostre forse rubriche preferite, ovvero quella dove vi vedete spendere un po' di soldoni su HoVistoCose.it, la fumetteria online presso cui mi servo per recuperare tutta una serie di novità americane e non solo, ogni tanto anche qualche fumettino italiano proprio di cui parliamo anche in questa occasione. Come al solito vi ricordo che se vi andasse appunto di cominciare a voi a seguire qualche serie in americano, spulciare un po' le novità e magari anche recuperare appunto qualche fumetto in italiano, perché magari non avete una fumetteria vicino, io vi ricordo che per quanto mi riguarda il servizio di HoVistoCose è eccezionale, dal servizio clienti all'imballaggio, alle spedizioni, tutto veramente perfetto, mai avuto problemi con loro, mi trovo veramente molto molto bene e sono anche molto contento di potervene parlare appunto molto molto bene in queste occasioni. Come al solito mi hanno mandato tutta una serie di cose, di previews, riviste varie, le ho tutte lasciate qua perché è la 40ª volta che cerco di registrare questo video e le avevo già tutte qui qua, poster, previews, c'è uno molto molto bello di Sandman, molto molto figo, guardate che bello, però si vede soltanto qua, è troppo grande per mostrarvelo per bene. Parlavo di fumetto italiano perché ho deciso di recuperare proprio tramite HoVistoCose il primo numero della nuova edizione di Back di Harold Sakuishi, pubblicato da Dynit proprio nelle scorse settimane, questa new edition di questo fumetto, Mongolian Chop Squad mi pare si chiamasse il sottotitolo appunto di questa serie, che un po' mi intrigò all'epoca dell'anime Night, se ne parlava già all'epoca su MTV, e appunto sapevo essere un fumetto per ora esaurito, che non era in ristampa da diverso tempo, finché appunto Dynit qualche tempo fa ne ha annunciato questa nuova edizione. Allora, non è bellissima, devo dire la verità, sono 12,90€ per un tankobon normalissimo, una copertina di cartone anche abbastanza, come dire, tagliata anche male, un po' fragile, è abbastanza cicciotto. La rilegatura non è eccezionale, sono quei fumetti un po', io li chiamo a trappole per orsi, perché ti scattano in mano, un po' come erano i volumi dell'Attacco dei Giganti di diverso tempo fa, tende molto anche a piegarsi la costina. Devo dire che l'ho preso semplicemente perché mi intrigava veramente veramente molto la storia, sembra un fumetto che parli in maniera, come dire, molto molto particolare di musica. Quindi ho proprio detto, senti, provo, recupero almeno questo primo numero, vedo un po' com'è e poi vedo se ne vale la pena di portarlo avanti. È abbastanza un classico, non credo che abbia bisogno di troppe presentazioni, me ne aveva parlato molto bene Stefano di Comic Society, quindi insomma ho proprio voluto un po' buttarmici, vedere un po' com'è, però sono molto molto curioso, vi farò sapere magari nel corso dei prossimi giorni appunto sui social come è personalmente per me appunto questo back. Cominciamo a vedere invece le uscite americane. Cominciamo con Image e partiamo con questa nuova serie dal titolo Starange, Book 1, The Dragon and the Boar, ed è la prima serie, credo, penso proprio che sia la prima occasione, in cui Liam Sharp scrive e disegna totalmente da solo appunto questo suo fumetto indipendente. Mi intrigava tantissimo dal punto di vista della storia, perché si tratta di un racconto che mescola un po' la mitologia, il folklore druidico del ciclo bretone, del ciclo arturiano, con appunto una specie di fantasy, una fantascienza molto sporca, che a me ricorda molto quello che è l'universo di Warhammer, per certi versi un po' anche i design di Giger, di Alien, insomma mi intrigava veramente veramente molto, che sembra essere una storia che ha al centro niente proprio di meno che Merlino, che decide di compiere questo viaggio, non mi ricordo più se Merlino del 3000 d.C. che torna nella sua epoca o il contrario, Merlino che vola fino al... una roba assurda, una roba folle, con tanto di bafometti e culti satanici, insomma mi intrigava veramente tanto. Poi mi piace molto anche Liam Sharp come disegnatore, come artista, quindi insomma
mi ci sono proprio buttato perché sembrava veramente una serie che poteva fare al caso mio. Tra l'altro dovrebbe essere una miniserie di soli 6 numeri, quindi perfetto, è anche molto circoscritta, non è una cosa che andrà avanti per molto tempo. Proseguiamo con altre novità, in particolare con il primo numero della terza serie, della terza stagione di The Magic Order, serie scritta da Mark Millar ovviamente, che si avvale dopo Stuart Immonen e Olivier Coipel, questa volta di un nome molto molto noto a noi bravi italiani, ovvero quello di Gigi Cavenago. Ebbene sì, perché affidando a Gigi Cavenago il compito di raccontare, come dire, il lato asiatico di questa grande organizzazione di maghi e stregoni sparsi in tutto il mondo, nascosti, infiltrati, tra virgolette, nella nostra società. E mamma mia, mamma mia, mamma mia, vi faccio vedere qualche cosina perché è folle. Già il solo fatto che un autore italiano come Gigi Cavenago stia collaborando con Mark Millar dovrebbe... A me fa un sacco piacere, è veramente molto molto bello, soprattutto vedere anche riconosciuto il valore di un nostro grande disegnatore. Avevano mostrato queste pagine in particolare come preview, madonna, folli, veramente bellissime. E ripeto, sono gasatissimo, sono veramente galvanizzato dall'idea di vedere Gigi Cavenago su questa serie. Come al solito, peccato che non diventerà nemmeno anche questa una serie TV per Netflix, però insomma... Tant'è, mi sono preso anche come sempre la Variant Blank, si sa mai che becchi appunto Cavenago a qualche fiera per farmela appunto schiacciare, per farmi disegnare, e poi come sempre praticamente tutti i primi numeri, se non mi ricordo male, vengono come dire omaggiati da Greg Tocchini con una bellissima cover variant che a me piace sempre tantissimo, bravissimo anche Greg Tocchini, si sa mai che appunto anche lui a furia di fare variant non arriverà appunto a realizzare anche una delle nuove stagioni appunto di The Magic Order. Sappiamo già che la quarta sarà disegnata da Dick Ruan, mamma mia, mamma mia. Per cui solo cose belle. Parliamo sempre di solo cose belle perché è uscito il secondo numero di Dua Power Bomb di Daniel Warren Johnson. Insomma, che cosa volete che vi dica? Cioè, questo non l'ho ancora letto, non l'ho ancora neanche sfogliato perché il primo mi aveva proprio folgorato. E il secondo ho detto, aspetto invece che mi arrivi cartaceo così me lo leggo con calma, ci posso sbavare sopra, versione fisica, insomma. Questo, come al solito, per raccontarlo un po' alla Daniel Warren Johnson, è il mondo del wrestling ambientato, o meglio, il wrestling, la luccia libre, il wrestling giapponese ambientato nel mondo di Dragon Ball. Roba già qua totalmente fuori di testa. Ovviamente non mi sono fatto mancare questa variant, che sinceramente non ho idea di chi sia, non so chi l'abbia firmata, però mi piaceva molto, anche un po' per il fatto di avere questa... un po' quest'idea anche un po' manga, fondamentalmente mi piaceva molto. È uscito poi il secondo numero di Seven Son di Robert Widow, Kevin Mao e Jay Lee, questa serie anche qua una mini mi pare di 6 numeri se non mi ricordo male, illustrata tutta da Jay Lee, questo disegnatore che a me piace veramente veramente molto, con questo stile che io definisco piramidale. Vi ho fatto vedere qualche pagina quando è arrivato il primo numero, il mese scorso, e praticamente lui sviluppa interamente appunto le sue tavole in maniera verticale, puntando appunto verso l'alto. Mi ricordo dei bellissimi ricordi della sua serie di Ozymandias per l'universo di Watchmen. Appunto mi ricordavo che aveva esattamente questo stile molto improntato verso, ripeto, verso l'alto, molto verticale, ripeto. Devo essere sincero, sfogliando adesso noto questo, una specie di cambiamento, sembra quasi, oppure vabbè questa proprio, non posso mostrare perché è l'ultima pagina, però devo dire che appunto sembra avere un po', tra virgolette, forse non dico abbandonato, ma avere un po' cambiato, probabilmente adattato questo suo stile di disegno, questo suo approccio appunto alle vignette, magari proprio per questa serie. E poi concludiamo con sempre un mio momento di autocommiserazione quasi, con il decimo numero di Araiju Thirst for Vengeance di Rick Remender e Andre Lee Maraujo, numero 10, devo leggermi tutti gli altri numeri perché sono indietrissimo. Tra l'altro finalmente qualcuno l'ha annunciato per l'Italia, quei bravi ragazzacci di Saldapress si sono acquistati i diritti, arriverà in Italia il prossimo mese a settembre, quindi bene, ottimo ottimo, sono molto contento, soprattutto perché un nuovo fumetto di Rick Remender finalmente arriva in Italia, torna a essere pubblicato nel nostro paese, quindi ottimo, ottimo, sono molto molto contento. Passiamo a DC perché è uscito il numero 125 di Batman.
con non solo il lancio di un nuovo logo, che sembra essere abbastanza simile al logo dell'ultimo film, ma anche un totalmente nuovo team creativo, perché a raccontare le storie di Batman adesso abbiamo Chip Zdarsky con Phil Jimenez. Potrei sbagliarmi, potrei dire aver detto una vaccata, devo andare a controllare se effettivamente, ma penso sia Phil Jimenez. Dove siete credits? Mi pare che sia appunto Phil Jimenez, ma non voglio attribuire meriti ad altri. Probabilmente, insomma, la cosa che più mi intriga, devo dire la verità, di questa serie, una cosa che vi ho detto anche nel corso Jorge Jimenez nel corso degli scorsi video, era il fatto di vedere Chip Zdarsky a lavoro non solo su Batman, ma su un personaggio molto molto simile a quello che è un po' il Daredevil di Marvel, ovviamente per quanto riguarda le ambientazioni così urbane, così oscure. Quindi mi intriga veramente tanto vedere cosa farà Chip Zdarsky, soprattutto di diverso rispetto a Daredevil. Su Daredevil abbiamo avuto modo di vedere che appunto l'artista canadese insomma non è soltanto il disegnatore di Sex Criminals, lo scrittore della serie di Howard il Papero, insomma è un autore che sa fare molto molto bene il suo lavoro anche su storie che non sembrano essere propriamente inquadrate in quello che sembrava essere il suo stile. Quindi sono molto molto curioso di vedere cosa ne sarà appunto di questo lavoro di Chip Zdarsky su Batman. Ho preso proprio questo primo numero per vedere un po', capire un po' quale sarà la direzione. Però sono veramente molto molto curioso e mi sono accaparrato immediatamente questa bellissima variant realizzata da un nostro bravissimo artista, ovvero Simone Di Meo, che tra l'altro è stata inizialmente annunciata in questo modo, ma penso che non ci ho fatto caso io, molto probabilmente, molto stupidamente, ma ho scoperto essere poi una variant in PVC, quindi fondamentalmente questo profilo di Batman composto da tutti i pipistrelli viene fondamentalmente a sparire togliendo appunto la sovracopertina di PVC. Bellissima, veramente bellissima, un'idea spettacolare, bravissimi ad aver sfruttato il lavoro e l'arte fondamentalmente di Simone Di Meo per un lavoro del genere. Sono contentissimo di essermela accaparrata perché è veramente molto 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 figa. Poi, sempre per quanto riguarda, vabbè, ovviamente di sì, ma parlando dell'altra grande icona della DC Comics, è uscito questo primo numero di questa nuova serie che dovrebbe completarsi, mi pare, nell'arco di tre numeri, su Superman, dal titolo Space Age, Will the 60s Bring the End of the World? Punto di domanda. Il vero motivo per cui fondamentalmente me la sono recuperata è perché sarà una miniserie scritta, penso, da Philip Craig Russell. Adesso devo andare a controllare perché, come al solito, spero di non fare confusione con i nomi. Mark Russell, infatti, ovviamente mi stavo confondendo, con però i disegni di Mike Allred. Insomma, insommina, stiamo parlando di un artista folle, un artista che anche qua a me piace un sacco, forse uno degli artisti che è riuscito un po' a avvicinarsi allo stile di Jack Kirby, e questa cosa a me fa molto molto piacere. Ne sono veramente molto molto contento, ripeto, l'ho comprata un po' a scatola chiusa giusto per provare, giusto per vedere un po' di che cosa si trattasse e come Mike Allred appunto si sarebbe approcciato a questa storia. Se non ho capito male, dovrebbe essere una specie di ricollocazione, tra virgolette, andare a rivedere un po' le origini di Superman, molto più contestualizzate dal punto di vista appunto storico per quanto riguarda appunto l'America degli anni 60, il momento in cui fondamentalmente Superman, se non mi ricordo male, se non dico anche qua vaccate, è arrivato in edicola, comunque nel mondo dei fumetti. E ripeto, mi intrigava un sacco, soprattutto per il fatto che ci fosse Mike Allred a realizzare questa serie con i colori della moglie Laura. Quindi sono molto molto curioso. Parlavamo prima di Daniel Warren Johnson, che ovviamente attualmente in DC sta realizzando questa cosa totalmente folle, totalmente assurda, che è la Jurassic League, scritta e diciamo copertinata da Daniel Warren Johnson con le matite di Juan Gedeon, che è un disegnatore che in qualche modo si avvicina un po' allo stesso stile, le stesse influenze più o meno
di Daniel Warren Johnson, molto molto giapponese, molto molto manga, è un artista che a me è piaciuto molto su altri lavori, quindi per ora mi sta galvanizzando, insomma, la Justice League nel pleistocene, anzi nell'era preistorica, con in questo caso Wonder Woman, Triceratopo, Superman Diplodoco, Batman Tirannosauro, di che cosa stiamo parlando fondamentalmente, però mi gasa un sacco, mi piace un sacco, anche questa mi pare che sia già stata annunciata anche da Panini per l'uscita italiana, non, insomma, dai, sappiamo, avete già capito cosa vi voglio dire. Poi, quasi concludiamo, ci avviciniamo alla conclusione della DC con il 15° numero della nuova serie di Swamp Thing, scritta da Ram V, disegnata da Mike Perkins. Mi sono preso anche questa bellissima cover variant di Charlie Adlard, che in camera vedo essere fluo, ma in realtà non è così tanto fluo, è un po' più verdognola. Numero 15 di 16, quindi il prossimo mese si concluderà appunto questa serie di Swamp Thing, premiatissima, è piaciuta veramente molto sia dai lettori che dalla critica americana. È arrivato il primo numero proprio negli scorsi mesi anche in Italia, recuperatevela, datemi retta, che è molto molto figa, non dovete assolutamente conoscere niente del passato appunto di Swamp Thing, niente Alan Moore, niente Len Wein e Bernie Wrightson, insomma vengono dati comunque, niente Scott Snyder, vengono dati comunque tutta una serie di riferimenti al lettore, di citazioni, di tra virgolette svarioni nel passato appunto, che ovviamente fanno riferimento proprio al passato editoriale di questo personaggio, ma potete andare tranquillissimi che capirete assolutamente tutto senza dover avere altri tipi di riferimenti. E come abbiamo iniziato la DC con Liam Sharp, concludiamo la DC con Liam Sharp, perché mi è arrivato il secondo brossurato della seconda stagione del Green Lantern di Grant Morrison e appunto di Liam Sharp, che questa chiude quello che per ora è stato l'impegno di Grant Morrison in DC nel corso di questi anni. Anche questa devo ricominciare a leggerla assolutamente. Mi piace anche qua tantissimo vedere come Liam Sharp si sia un po' adattato insomma allo stile, come dire, alle situazioni, perché si passa appunto da questo approccio di disegno un pochino forse più regolare dal punto di vista dello stile, diciamo pure così, ha invece insomma quegli estri creativi che abbiamo visto già per esempio appunto in Strange, piuttosto che in Batman Reptilian, molto cupi, quasi un mix fra Dave McKean e Bill Sienkiewicz, tutto però con questi colori molto scuri, molto quasi marci sotto un certo punto di vista. Mi piace un po' anche questo approccio, ripeto, un po' marciuscente, un po' è lo stile di Liam Sharp, un po' fangoso, un po' paludoso, ecco, sarebbe fighissimo vederlo proprio a lavoro su Swamp Thing, sarebbe venuto questo momento di epifania. Adesso voglio una serie di Swamp Thing disegnata da Liam Sharp, così mi è venuta la scimmia adesso. Passiamo invece a Marvel, per cui ci sono ovviamente un bel po' più di cose di cui parlare, cominciando con il nuovo crossover, il nuovo eventone di casa Marvel, cioè Judgment Day, con questa mega scazzottata fra Avengers, X-Men e Eterni, che in qualche modo sembrano volersi contendere tutti quanti, anzi gli Avengers hanno qualche problema con gli Eterni, in quanto i Vendicatori stanno usando fondamentalmente come loro nuova base il corpo di un celestiale, la carcassa, il cadavere di un celestiale. Agli Eterni non va molto bene che appunto gli eroi più potenti della Terra usino il corpo di un loro dio come casa, e allo stesso tempo gli Eterni hanno un problema piuttosto grosso con gli X-Men, in quanto si viene a sapere che gli X-Men in realtà sono i devianti, ovvero sono devianti, i nemici naturali degli Eterni, e quindi Ale, immaginate cosa possa succederne. Questo è fondamentalmente Avenger vs X-Men al quadrato, in quanto adesso ovviamente gli Eterni si stanno ritagliando un posto molto molto grande, molto molto importante all'interno dell'economia della Marvel. Serie scritta da Kieron Gillen, che appunto è lo scrittore della serie degli Eterni e anche di Immortal X-Men, se non mi ricordo male, di una delle nuove serie pubblicate di recente da Marvel.
disegnata dal nostro Valerione Schiti nazionale. Oh, bene, bene. Sempre felice quando appunto un disegnatore italiano gode così tanto appunto del riconoscimento in America, in generale anche fuori dal nostro paese. Sono molto molto curioso di vedere insomma dove si andrà a parare con questa gigantesca scazzottata. Insomma, non mi aspetto niente di particolarmente entusiasmante, devo essere sincero, però sono abbastanza curioso di vedere un po' dove si andrà a parare. È uscito poi anche, io penso sia una specie di spin-off sempre di questo evento, o un numero alfa, tra virgolette, che è Eve of Judgment, come dire, la vigilia del giudizio, scritto penso sempre da Kieron Gillen con i disegni di Pasquale Ferri. E quindi vediamo un po' come sarà questo nuovo crossover, questo nuovo eventone. Ci sono poi tutta una serie di numeri 1, di novità, cominciando con, visto che abbiamo parlato, no, questo è Ali Wing, non è Kieron Gillen. È uscita la seconda stagione, tra virgolette, dei Defenders, la serie che è stata scritta, la prima stagione, tra virgolette, è stata scritta da Ali Wing e disegnata da Javier Rodriguez, e i due tornano con un nuovo team, abbastanza, devo dire, come dire, troppo semplice, troppo lineare, lo dico proprio sinceramente. Il team precedente a me aggasava un sacco, era piaciuto veramente molto perché c'erano dei personaggi piuttosto strani, piuttosto particolari, soprattutto associati gli uni agli altri. Era molto molto intrigante, devo essere sincero. Questi personaggi a me non dicono molto, addirittura non mi dicono niente. Parliamo di Blue Marvel, di America Chavez, di Tigra, di Taia, di Loki, che è leader di questo nuovo gruppo, Taia, che è questo personaggio che nella serie precedente, se non mi ricordo male, abbiamo scoperto essere niente proprio di meno che la madre di Galactus, così, proprio per, insomma, buttare le cose sul leggero. Mi piace molto come lavora Javier Rodriguez, lo stesso disegnatore di History of the Marvel Universe. Per cui devo dire che mi sto fidando abbastanza. Il lavoro precedente, ripeto, credo sia una delle cose meglio uscite dalla Marvel negli ultimi 2 anni. È veramente molto molto bella, dateci un'occhiata. Tra l'altro dovrebbe arrivare anche questa molto breve in Italia, perché mi ricordo che è stata annunciata forse alla scorsa Lucca da Panini, quindi credo proprio che proprio a brevissimo arriverà appunto nelle fumetterie italiane. Un'altra serie che mi intriga tantissimo è questa miniserie, sempre scritta da Ali Wing, con invece i disegni di Tom Reilly e invece i colori di Jordi Belair, quindi già dei nomi molto molto interessanti, tutta dedicata a Ant-Man. Mi piace già un sacco come è stata presentata, già da questa copertina con il costume di Ant-Man classico, perché sembra proprio essere, mi ha dato quelle vibes da Occhio di Falco di Fraction e Aja, cioè quella serie, come dire, di pochi numeri. Mi pare che anche qua si tratti di 4 numeri, forse molto molto contenuta, realizzata da, come dire, nomi di tutto rispetto, appunto, che giochino un po' magari con la storia di questo personaggio. Non a caso, se non mi ricordo male, qua si va proprio un po' a percorrere quelle che sono state tutte le varie incarnazioni, tutti i vari personaggi appunto che hanno rivestito il costume di Ant-Man, quindi da Scott Lang all'ultimo che non mi ricordo come si chiama, non mi ricordo come si chiama, Hank Pym, insomma. Mi sembrava molto molto interessante. Mi piace molto poi anche come è stata realizzata da Tom Reilly, un disegnatore che anche qua si è fatto piano piano largo in Marvel. Ha questo stile molto molto classico, mi ricorda tanto per esempio Chris Samnee, ma andando ancora più indietro Alex Toth, questo uso soprattutto della linea dei profili molto molto marcati. Mi piace veramente molto come approccio, proprio poi su storie del genere. Insomma, credo che nello stesso David Aja ha lo stesso approccio, quindi sono veramente molto molto curioso di vedere un po' cosa sarà appunto di questa miniserie. Poi, giusto perché mi piace un po', oltre a buttare via i soldi, anche un po' seguire l'evoluzione di alcuni personaggi con i loro rilanci, mi sono preso anche il nuovo numero 1 della nuova serie di Daredevil. Ovviamente si riparte da 1, ma rimanendo sempre con il vecchio team creativo, quindi abbiamo sempre Chip Zdarsky e Marco Checchetto, quindi ottimo. Penso che questo qua non lo leggerò assolutamente, perché vorrei evitare di farmi spoiler su Devil's Reign, che anche quello era un evento che mi intrigava molto, e sto aspettando che venga pubblicato anche in Italia,
in un cartonato così che possa appunto leggermelo tutto in una botta sola, però insomma, ripeto, non si cambia il tincreativo, quindi non ho particolari dubbi riguardo appunto il valore di questa serie. Mi sono preso anche la bellissima variant, sono tornate le variant, come si chiama, le variant persiane, come le definirebbe mia nonna, di Jorge Fornes. Con appunto Matt Murdock che addirittura appoggia il bastone da cieco, bellissima questa idea qua, mi piace un sacco. E appunto, purtroppo mi sono perso quella di Spider-Man, ma questa qua la volevo perché è veramente molto molto figa, di Jorge Fornes appunto. Tutta una serie di nuovi numeri, di serie che continuano, abbiamo il numero 5 di Amazing Spider-Man, Madonna che qua come mi sta esaltando, il numero 6 della serie che celebra i 60 anni di Spider-Man con anche il raggiungimento del 900° numero dalla numerazione di Legacy. Con un numero speciale, sempre scritto da Zeb Wells, ma disegnato da Ed McGuinness, che in questo caso addirittura ci riporta in ballo non i sinistri 6, ma addirittura si parla dei sinistri 7. Mi piacerebbe capire il discorso del settimo, anche se in qualche modo è già stato spoilerato. Adesso vedo se riesco a trovarlo, perché anche questa è un'idea abbastanza folle, abbastanza fuori di testa, ovvero di prendere mi pare un nemico dei Vendicatori, forse un nemico classico dei Vendicatori, il Super Adattoide, e fondamentalmente, che è questa specie di, se non mi sbaglio, di questo robot. Che, anzi no, questo era uno dei Superior Foes of Spider-Man, questo robot qua. Il Super Adattoide è fondamentalmente un personaggio che riesce a, come dire, catturare, a sfruttare i poteri di uno o più personaggi, di uno o più eroi. Fondamentalmente, probabilmente lui è proprio il settimo di questi superiori sei, perché al suo interno ha preso letteralmente parti dei costumi, ma anche i poteri appunto di tutti i sinistri 6, la Kraven, Electro, Mysterio, Dottor Octopus, l'Avvoltoio, insomma. Probabilmente volevano tagliare questo traguardo del 900° numero con i fuochi d'artificio migliori possibili immaginabili, più tamarri possibili immaginabili. Probabilmente lo hanno fatto molto molto bene. Mi sono poi preso anche questa bella variant stile Spider-Verse, disegnata da Bengal, il disegnatore di Dettor Glory, proprio scritta dallo stesso Rick Remender di cui parlavamo poc'anzi. È uscito il quarto numero di The Punisher, di questa nuova serie scritta da Jason Aaron con i disegni di Jesús Saiz e Paul Azaceta. Bellissima, veramente fighissima, sono esaltatissimo, mi piace un sacco l'approccio della storia con Frank Castle, che ormai è diventato questa specie di luogotenente di questa bestia, che è fondamentalmente una creatura, una specie di demone che dirige e comanda la mano, il clan ninja della mano, facendo questi balzi tra passato e futuro, illustrati appunto da questi due autori. Allo stesso tempo c'è un dramma personale di Frank Castle, quindi legato a quel famoso incidente che insomma ha devastato la sua vita, gli ha portato via la sua famiglia, sua moglie, i suoi figli. Allo stesso tempo si parla di trafficanti di armi che venerano la guerra e che hanno come leader niente po' di meno che Ares, il dio della guerra. Insomma, una roba folle, però spettacolare. Sono galvanizzato anche da questa serie, galvanizzato dal fatto che poi la sta scrivendo Jason Aaron, insomma, parlandoci poi stringi stringi, il motivo fondamentalmente per me è quello. Mi sono preso poi anche ovviamente il terzo numero di Spider-Punk, fighissimo, disegno, che è scritto da Cody Ziegler, non mi ricordo come si chiama il disegnatore, con le bellissime copertine di Takeshi Okazaki, il disegnatore di Samurai, di Afro Samurai. Qua addirittura abbiamo la versione punk di Daredevil, questa batterista col crestone, i ciuffetti, spettacolare, mi piace un sacco questa ignoranza, e poi sapete che ve lo ripeto tutte le volte, per me questa è la mia variante preferita appunto di Spider, la mia versione alternativa di Spider-Man. È uscito poi il secondo numero di questa miniserie dal titolo di Jane Foster and the Mighty Thor, scritta da Thorne Grönbeck, miniserie che ovviamente serve solamente a cavalcare un po' l'uscita di Thor Love and Thunder, dove insomma questi due personaggi sono tornati a incrociare i loro cammini, i loro destini anche al cinema.
È uscito il 12° numero e a quanto sembra l'ultimo della serie degli Eterni, scritta ovviamente da Kieron Gillen, disegnata ovviamente dal mio adorato Ezad Ribic, che per adesso concludono, sembrano, la loro corsa appunto per quanto riguarda la serie degli Eterni. So che Ribic durante l'intervista mi ha raccontato che gli Eterni torneranno, ci sarà qualcos'altro in ballo per loro, ma lui non si occuperà più di realizzarne appunto le pagine, anzi sembra che stia lavorando già qualcos'altro per Marvel, non vedo l'ora di scoprire di che cosa si tratterà, perché insomma so già benissimo un altro posto in cui buttare i miei denari. Poi è uscito il 13° numero di Moon Knight di Jed McKay con i disegni di tale Sabatini, per ora penso che il nostro Alessandro Cappuccio si sia preso una piccola pausa. Anche qua devo mettermi in pari prima che esca già il secondo cartonato italiano, giusto per capire un po', e poi più che altro per capire se è una serie che vale la pena seguire appunto anche in americano in spillato, che non stia buttando via appunto i miei soldi per una cosa che poi alla fine non mi piacerà. Invece questa la sto prendendo molto molto volentieri perché è molto molto figa, è sempre legata a Moon Knight, è la mini dedicata a Moon Knight per l'etichetta Black, White and Blood, con questa bella copertina di Frank Cho, che insomma a disegnare Donnino è bravo, ma è molto bravo anche a disegnare Moon Knight, mi piace veramente veramente molto. E poi anche quella di Nick Klein, il disegnatore della nuova serie di Thor di Donny Cates, molto molto figa, molto molto evocativa sotto un certo punto di vista, mi piace molto questo stile, un po' pittorico, molto d'impatto, mi piace, mi gusta. Altra serie che devo capire cosa fare, perché insomma anche qua la sto prendendo molto molto alla leggera, ma insomma ormai siamo arrivati al nono numero e devo capire un po' se vale la pena continuarla, visto che la conclusione dell'arco narrativo precedente non è che mi abbia totalmente entusiasmato, che ovviamente è la serie di Venom, scritta da Al Ewing, dopo che sono dati il cambio lui e Donny Cates, passandosi l'uno Hulk e l'altro Venom, e mi sono preso ovviamente anche una bella variant realizzata da un grandissimo artista che è Kyle Ott, che spero che lavori più spesso su qualche serie regolare. A me piacerebbe veramente molto vederlo magari proprio su una serie come Venom, con un piglio particolarmente horror. Ha questo stile che a me ricorda tanto quello di, che adesso non mi ricorderò mai come si chiama, il disegnatore di Batman Vampiro, Donny Cates, Kelly Jones. Mi piace molto, me lo ricorda un po' questo stile molto horror appunto di Kelly Jones. Mi piacerebbe vederlo appunto su qualche serie dall'imprinting horror, magari proprio su Venom, non sarebbe male, non mi dispiacerebbe affatto. E poi, visto che è stato annunciato in Italia a, secondo me, un prezzo spropositato, ho detto, sai cosa c'è? Io me lo recupero in americano, spendo decisamente meno, volevo avere un'edizione bella di questa serie che ho già seguito tutta quanta in spillati, di un artista giapponese che sta pubblicando per Marvel, che ovviamente si tratta di Peach Momoko. Volevo appunto avere una raccolta completa del suo Demon Days, e quindi mi sono recuperato questa versione molto molto grande, è molto molto bella, stile più o meno i volumi italiani di Grand Design, di Hip Hop Family Tree, più o meno quelle storie lì, appunto, che raccoglie tutta la serie di Demon Days realizzata da Peach Momoko. Io vi consiglio di recuperarlo, se in italiano, se in inglese, dateci un'occhiata perché è veramente veramente fighissimo. Questa reinterpretazione dell'universo Marvel, dell'universo degli X-Men in particolare, tutta quanta, non solo in stile, non voglio dire manga, ma in stile molto molto giapponese. Faccio vedere un po' il lavoro di Peach Momoko, secondo me è spettacolare, ma raccontato anche proprio in un Giappone quasi fantasy medievale, perché sembra appunto aggirarsi apparentemente, perché poi in realtà è ambientato ai giorni nostri, semplicemente in una, come dire, in periferie, in queste zone del Giappone molto lontane dalla città, dove appunto il folklore, la mitologia, le leggende, i mostri, gli yokai insomma hanno ancora una forte presa sulla popolazione. Mi piace un sacco vedere appunto come sono stati reinterpretati alcuni personaggi. Faccio vedere per esempio questi design
di Sabretooth, di Mystica, e questa che credo sia X23, se non mi ricordo male. Ci sono dei numeri, per esempio, anche in cui la protagonista è Psylocke, ci sono delle storie in cui si vedono le versioni giapponesi yokai di Hulk, ce n'è un'altra bellissima, adesso vediamo se riesco a trovarvi la pagina con queste trasformazioni. Ecco, queste sono le versioni giapponesi di Tempesta e di Thor, cioè, bellissime, bellissime. E tra l'altro ho voluto recuperare anche questa edizione che raccoglie appunto tutti quanti questi volumi, tutti i vari numeri, perché ci sono proprio degli approfondimenti su questi mostri appunto visti nelle storie. Tutta una serie, la raccolta delle copertine come sempre, ci sono tante pagine appunto di approfondimento con questi mostri, tutte quante ovviamente disegnate da Peach Momoko, quasi come se fosse una specie di artbook. E poi ovviamente ci sono anche tutti i settei, come vengono chiamati in gergo. Ecco, questa qua per esempio è la versione giapponese di Psylocke. Insomma, mi piaceva molto, mi è piaciuta veramente veramente molto questa reinterpretazione. Adesso sembra che addirittura voglia lanciare una nuova serie che in qualche modo riracconti con lo stesso identico approccio la Civil War, è quella subito, assolutamente anche quella la voglio leggere, perché sembra essere una roba, una figata mostruosa. E ripeto, Peach Momoko secondo me è un artista che vale la pena seguire, proprio per, se vi piace appunto questo stile molto giapponese, molto, non voglio dire manga, però appunto questo genere di approccio appunto stilistico al fumetto, oppure solo per scoprire appunto una reinterpretazione, una nuova versione, magari anche un po' inedita, un po' particolare, dell'universo Marvel. Fatemi sapere come al solito voi se c'è qualche serie particolare americana che state seguendo, che non vedete l'ora che arrivi in Italia, insomma raccontatemelo un po' qua sotto nei commenti. Vi ricordo che sempre in descrizione sotto il video, ma sopra i commenti, ci sono i link per cominciare anche voi immediatamente a preordinare i vostri fumetti americani su Visto Cose, mi raccomando, o quelli italiani qualora appunto vogliate rivolgervi a loro anche solamente per i fumetti italiani, mi raccomando fatevelo se ne aveste bisogno. In descrizione sempre ci sono anche altri link di altri fumetti che io invece vi consiglio sempre di recuperare su Amazon, a me arriva una piccolissima, minuscolissima percentuale. E poi ci sono anche i link per i miei social, Facebook e Instagram, devo ricordarmi di non dire più Facebook praticamente, perché ormai non lo uso praticamente più. Però insomma, se vi andasse, ecco, di seguirmi anche sui social, mi farebbe molto 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 piacere. Io vi saluto, vi ringrazio, noi ci vediamo in un prossimo video, sinceramente non so quando mi metterò a ripubblicare, dovrei avere ancora un periodo un po' movimentato prima di fare un grosso cambiamento nella mia vita, e poi probabilmente magari da settembre riprendere un pochino più regolari con la nostra programmazione, sperando appunto che tutto vada per il verso giusto. Io vi saluto, vi ringrazio e noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao belli!